pensavi di fare? Io volevo andare da Fenrir. Per due giorni? Io... Smettila di dire bugie! Due giorni, minchia. Perché sei venuto qui? Da solo? Cerchi la morte? Non più di te. Perché allora? Perché? Che cosa c'è che mi nascondi? Io ho sempre cercato di starti accanto, di seguirti in tutto quello che fai. Lo fai senza convinzione. Però ti seguo comunque, perché l'importante è che tu sia al sicuro. Non è solo questo l'importante. Chi tiene te al sicuro? Io non ho bisogno della tua protezione. Ne sei davvero certo? E tu che ne sai? Non ne posso parlare, ma tu devi fidarti di me. Tu hai dei segreti, ma io mi fido. Non è la stessa cosa. Perché no? Mi hai nascosto delle cose, e anche mia madre, avevate buone ragioni, e anche io. Perché tu non puoi... Dopo. Incontrata. Come lo sai? È corporea, ma diversa. Sembra che il bastardo te l'abbia fatta. Non vogliamo farti del male. Oltraggio inimmaginabile. No! Atreus! Non puoi farlo, fermati! Placa la mente! Controllala! Era nostra amica. Non capisco proprio perché il del nome si chiamava Vanadis. Boh. Non credo che stiano venendo di essersi colpa, però... Sicuramente sta pensando a qualcosa.
Forse. Per il momento. Tu mi sarai più utile. Atreus, a casa. A casa? Sul serio? Mi dirai la verità quando ritornerò. Ora devo sistemare le cose. Ce lo portiamo noi. Oh, Altezza, è un piacere rivederti. Brodnefer. Non perdetelo di vista. Lo hai sentito, tesorino? Andiamo, datti una mossa. Che cosa vuoi? Non voglio essere vincolata a questo regno. Andiamo a Vanheim. Allora, siamo rimasti solo noi. Mi sa che neanche a lei piacciono i nani. Un passaggio mistico verso Vanheim in arrivo. Se sei ancora vincolata, come viaggi? Ho creato una protezione che mi permette di entrare nel regno. Dovrebbe resistere finché non trovo ciò che cerco. Cosa sarebbe? La fonte della magia che mi vincola a Midgard. La troveremo. E la distruggeremo. Ti aiuterò. Ma questo non cambia ciò che ho fatto. Lo so. Infatti potrei anche ucciderti quando avremo finito. Andiamo o no? Controllo un attimo i lupi anche con lui, perché se non sbaglio mi farei aver letto di un trofeo in cui forse devo accarezzarli. Ma se non loro, magari qualcun altro. Boh. Non andrete da nessuna parte senza questo. Ah, dove sareste voi altri senza di me? Già, cosa pensi che ti serva, Kratos, Altezza? È chiaro che sei in grado di spezzare le maledizioni di Odino da sola. Le altre erano indebolite dal Fimbulwinter, ma mi è servito comunque un aiuto per spezzarle. Questa è forte. Quindi tutto quel cercare di ucciderlo è il modo in cui le dee chiedono aiuto? Non ricordo di averti chiesto di venire. Perché non l'hai fatto? C'è un'amica di bevute che avevo intenzione di cercare non appena si fosse ricostituita la squadra. Il mio sesto senso mi dice che aiutandovi arriverò dove voglio andare. Cosa te lo fa pensare? Perché l'ultima volta che si è vista girava con quel tuo stupido fratello. Freyr. Non c'entra. Mi fido del mio sesto senso e del mio scroto. Ah!
Sento il richiamo della maledizione. La fonte è più avanti. Seguimi. Qui è più umido di una latrina di Muspelheim. Anche l'odore è simile. Credo sia colpa del Fimbulwinter. Ma se aiuterà a portare la pace tra quei due... L'alleanza è temporanea, Mimir. Qualsiasi altra cosa richiederebbe fiducia. Ti prego, sai benissimo che non è Kratos la causa delle tue sofferenze. Voi due fate parte della mia sofferenza, come chiunque altro. Ehi, che ne dici di un indovinello? Cos'è che salta senza gambe? Facile, una palla. Devi farli più difficili, Brock. Aspetta e vedrai, cervellone. Avanti, proseguiamo. E un attimo, Gioia, fammi vedere anche il resto del posto. Questa è più grande, cioè questa mappa è più grande rispetto alle altre zone. Non è facile. Porca pacca. Decorami anche dopo passare a Niflheim a vedere. Porca troia. A vedere quel pezzo di armatura. Olè! Che ha detto? Per l'arte. Allora, c'era anche una stradina che andava qua a qui a destra. Oppure no. No, niente, andiamo avanti. Scimmie? Non posso neanche colpirle. Ok, allora, bisogna andare di... Ok, niente. Lì, che me lo segno. Oh, porca vacca. Qualcosa qui. Per cui vediamo un po' dove ero. Ok, ero qua prima. Questa roba. Servirà più magia di quella che abbiamo noi. Radici con coralli? Beh, sembrano pezzi di corallo. Vabbè. Oh, porca vacca. So già che per fare 100% dovrò guardare per forza su YouTube a trovare gli oggetti collezionabili, ovviamente. Questa roba invece? No. Messo la scena? Di qua. Oh no. Che c'è? Qualcosa non va. L'incantesimo mi sta sfuggendo. Bene, ti presento il Fimbulwinter. Non capisci, verrò strappata via dal regno. Cosa facciamo? Qualcosa che volevo evitare. Sarebbe a dire? Non abbia scelta. Falchi! Andiamo. Hai sempre saputo come aggirare la maledizione di Odino? No, l'ho capito solo con il viaggio tra i regni. E risolve molto poco. Questa forma è molto limitante. Ecco il Fimbulwinter. Non farlo. Ok, però mi sa che magari a lungo andare potrebbe finire come questo amico cinghiale nello scorso gioco.
cazzo! Guarda dove vai. Le piante con questa umidità sono molto più aggressive. No! Riconosco questo peccato. Sono qui cominciavano i villaggi. Perché non l'hanno ricostruito? Magari non hanno avuto tempo o problemi? Pensi davvero che ci risparmierà se l'aiuterai? Non lo so. Io scelgo di aiutarla. Poi staremo a vedere. Già. Un mercato, eh? Hanno abbandonato un sacco di merce. Che stia qui a impolverarsi. Non hai tutti i torti? No! No! Lo scoppio è servito! Manda i liquidi in circolo. Mi ero dimenticato quanto mi piacesse combattere. Ripio, non lasci neanche una briciola, vero? Mi chiedo dove siano finiti tutti. Devono essersi ritirati. Si saranno nascosti nella natura dopo aver coperto le tracce con la magia. Impossibile sapere quanti ne rimangano o come raggiungerli. Gli Aesir hanno devastato questo posto, eh? Puoi ringraziare Mimir per questo. Io non volevo la guerra con i Valir. Io volevo negoziare il matrimonio per terminarla. Fu davvero un gran successo. Ovviamente la pace fu un disastro quanto il matrimonio. Invase di nuovo? Appena venni esiliata? Fanculo, non l'avevo visto. Che cazzo, da dove esce questa? Che peccato. Scommetto che questo posto sarebbe ottimo per un negozio. Narnia Vanheim. Sarebbe qualcosa di incredibile. Ah, sul serio? Che culo! Non avevo proprio fatto caso al pavimento. Hai mai scritto poesie, fratello? No. Beh, che domanda stupida. In effetti. Ok, io devo staccare qua, ciao.